Ben trovati a questo nostro appuntamento con Studiando la Parola, dedicato alla sezione del Nuovo Testamento. Siamo per concludere quella parte del Vangelo di Matteo dedicata al cosiddetto sermone sul monte o sermone del monte. Siamo quindi nel primo Vangelo e anche primo libro nell'ordine così come li abbiamo nelle nostre Bibbie, dei testi, dei libri appunto del Nuovo Testamento. Vedremo che questa composizione di scritti sarà costituita da 27 libri, dove il Vangelo di Matteo è il primo di questa raccolta. Per chi ci stesse seguendo da poco e non avesse... Debita dimestichezza con la Bibbia, io quando dico scrittura o parola di Dio, mi riferisco a quel volume religioso cristiano noto con il nome di Bibbia, dove la parola Bibbia sta proprio a significare insieme di libri. I 27 libri del Nuovo Testamento sono suddivisibili in cinque sezioni. Proviamo a ricordarle insieme. C'è la sezione appunto dei Vangeli, poi la parte storica, quindi il libro degli Atti, ci sono le Epistole di Paolo, le Epistole cosiddette cattoliche nel senso di universali, quindi non indirizzate specificamente ad una singola Chiesa, e poi c'è l'Apocalisse o Rivelazione. Il Vangelo di Matteo, dei quattro Vangeli, abbiamo visto, è quello che fa da ponte tra i testi del giudaismo raccolti nell'Antico Testamento, detto anche Bibbia ebraica, perché noi abbiamo esaminato i libri dell'Antico Testamento nell'ordine del canone ebraico. Dei quattro Vangeli è quello più vicino alla cultura giudaica e quindi fa da ponte ai testi del Nuovo Testamento. Dopo aver esaminato il capitolo 5, il capitolo 6, abbiamo davanti a noi il capitolo 7, appunto del sermone sul monte. Abbiamo aperto questa nostra riflessione a questa grande predicazione raccolta nel Vangelo di Matteo partendo dalle beatitudini. Io provo a ripercorrere le singole sezioni fin qui trattate, nella speranza che voi abbiate una Bibbia dinanzi a voi e potete quindi da una parte dare a me il vostro ascolto, mentre porgere il vostro sguardo sul testo biblico. Quindi se aprite la vostra Bibbia nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, i primi 12 versi sono dedicati. Alle cosiddette beatitudini o anche felicità, così come le abbiamo considerate. Alle beatitudini c'è una descrizione di ciò che il Signore, il Maestro, attende dai Suoi discepoli, ossia il testo che va dai versi 13 a 16, dove ai discepoli di Gesù è detto che essi sono sale della terra e luce. Del mondo. I versi da 17 a 19 ci mettono invece di fronte a un nuovo rapporto con la legge, perché il Cristo non è venuto ad adempiere, a, ad annullare, scusatemi, la legge, ma è venuto invece ad adempierla, a portarla a compimento. Ma la giustizia, la pratica della giustizia che Dio per mezzo delle parole di Gesù, si aspetta, attende dei discepoli del Maestro, quindi da tutti i lettori e da tutti i cristiani di ogni epoca, è una pratica della giustizia nell'osservanza appunto della legge. Ma l'osservanza della legge non vuol dire pratica di un legalismo, ossia osservanza scrupolosa di norme che il più delle volte contraddicono il testo biblico e quindi il volere divino. Ed è per questo che quando abbiamo avuto dei davanti a noi il capitolo 6, ci siamo accorti che Gesù richiamava i testi delle scritture e li richiamava non tanto nella loro scrittura, nel testo scritto, ma nella loro trasposizione verbale che tante volte è diventata la tradizione, l'insegnamento che la classe sacerdotale, che gli scribi, i farisei trasferivano al popolo. E ricordiamo le tante volte che il testo al capitolo 6 ci dice da parte di Gesù vi è stato detto, vi è stato insegnato, ma io vi dico. Quindi di fronte a quello che era l'insegnamento diffuso, Gesù dà la sua posizione al riguardo, lo fa prima per l'elemosina e quindi la pratica di solidarietà a favore dei bisognosi, poi la preghiera, lasciandoci quella che è nota come il Padre nostro, sezione del testo al quale abbiamo dedicato una delle nostre lezioni, quindi poi il digiuno, il digiuno che Dio gradisce. E poi nella parte finale del capitolo 6, il rapporto che il discepolo, il credente, deve avere con i beni materiali, che non deve badare ad accumularli, ma deve guardare ad essi come a strumenti ancora per opere di bene, perché Dio è una cosa, Mammona è un'altra. Giungiamo quindi al capitolo 7 che è un completamento di tutto l'insegnamento fin qui raccolto. E questo capitolo, ricordate che i capitoli, i versi, sono opera successiva, non è che nel momento in cui veniva dato l'insegnamento il maestro, il Signore Gesù, teneva appuntato uno, due, tre, ma siamo di fronte a delle parole, innanzitutto scritte, a posteriore, a distanza di un bel po' di anni, secondo la memoria dei testimoni del tempo e secondo anche come lo spirito ha guidato i redattori a raccogliere queste parole. Nessuno pensi che il testo che abbiamo del sermone sul monte sia la trascrizione precisa, punto e virgola, di un audio realizzato nel momento in cui Gesù era sulla collinetta e parlava alla folla. Ce ne accorgiamo immediatamente anche dal fatto che se andiamo a leggere il sermone sul monte riportato nel Vangelo di Luca ci sono parecchie differenze. Quindi dicevamo, il capitolo 7 va a chiudere quella che può essere una piccola regola, una raccolta di norme per il discepolo, per il gruppo di discepoli che erano a quell'epoca, ma in tutte le epoche, si sono posti ai piedi del maestro per ascoltare la sua voce e fare ancora la sua volontà. Dicevo, il capitolo 7 è il capitolo che parla ad una piccola comunità. In questo capitolo troviamo delle indicazioni che hanno a che fare con la vita comunitaria. E per vita comunitaria non si deve intendere tanto lo stare insieme, ma il comportamento da tenere l'uno verso l'altro affinché questo stare insieme sia proficuo e produca del bene. Siamo quindi giunti al capitolo 7, io leggo insieme a voi i primi versi di questa parte conclusiva del Sermone sul Monte. Non giudicate affinché non siate giudicati perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la, tro la trave che è nel tuo occhio come potrai tu dire a tuo fratello lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi. Non vi sbranino. Prima di arrivare a parlare dei cani e dei porci, partiamo dall'inizio. Questa parte conclusiva si apre con un verbo, che è il verbo crino. Non giudicate. Perché non devono... I discepoli di questo gruppo e in proiezione i membri della comunità cristiana a giudicare, affinché non siate giudicati. Il senso preciso di questo verbo giudicare è condannare. Solitamente quando una persona esprime una parola di giudizio nei confronti di un'altra persona non è mai Raramente lo è, ma di solito non è mai un giudizio di apprezzamento. Di solito quando si giudica qualcuno lo si sta condannando. Uno giudica perché reputa l'azione, il pensiero, il comportamento dell'altro, difforme al proprio, di natura inferiore, non da biasimare ma da condannare. Allora il testo potrebbe essere tradotto non condannate affinché non siate condannati, perché con il giudizio con il quale giudicate, o se preferite, perché la condanna con la quale condannate, sarete a vostra volta condannati. Gesù sta cercando di preparare questa comunità ad essere propositiva ad essere costruttiva e non si riesce e non si riuscirà mai a costruire se non c'è il rispetto della posizione altrui se uno condanna giudica critica demolisce sempre quello che fanno gli altri non si dovrà meravigliare se poi gli altri a loro volta faranno altrettanto nei suoi confronti ecco allora il sapiente consiglio, non giudicate affinché non siate giudicati, perché chi di spada ferisce, dice un proverbio, di spada perisce. Lo strumento che tu usi nei confronti dell'altro è quello che poi, in un momento successivo, sarà usato nei tuoi confronti. Ma il condannare non appartiene agli uomini. I testi giudaici e quindi dell'Antico Testamento ci ricordano che il giudicare appartiene a Dio e tutte le volte in cui un membro della stessa comunità si pone nella posizione di misurare all'altro, di giudicare l'altro, di condannare l'altro, sta chiamando un giudizio sulla sua vita perché nella misura con cui si misura poi sarà misurato a se stesso. Ricordiamo nel citare questi testi la parabola del creditore spietato, no? di quello che aveva un enorme debito nei confronti del suo Signore e non potendo assolvere a quel debito andò a chiedere misericordia ad una persona che avrebbe potuto mandarlo in prigione fino a quando non avesse ancora saldato il suo debito. Ma nel reclamare pietà, cosa accade? Che ricevette pietà, che il suo debito fu condonato. E noi troviamo queste parole nel capitolo successivo al sesto, dove abbiamo letto e riflettuto sul Padre nostro. Perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo, o se preferite rimetti a noi i nostri debiti come noi, ossia nella misura in cui noi facciamo agli altri, tu fa lo stesso nei nostri confronti. Le parole di Gesù nel Sermone sul Monte ci aiutano a farci comprendere che Dio si comporta con noi così come noi ci comportiamo con gli altri. Noi non possiamo avere un modo di pensare, di agire, e poi quando ci relazioniamo verso l'alto, al Divino, ci aspettiamo che il suo comportamento nei nostri confronti non tenga conto del nostro modo di agire. Riflettendo su questi testi, mi accorgo come le parole di Gesù nel sermone sul monte, seppur intrise della grazia, del Padre che perdona i peccati, del Padre che è il Padre nostro, di colui che ancora ci dirà successivamente: chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Il Sermone sul monte mette davanti al discepolo dei paletti. Se vuoi essere mio discepolo, dirà altrove: Gesù, prendi ogni giorno la tua croce in spalla e seguimi. Cioè il cristianesimo richiede un impegno formale, comportamentale, mentale di pensiero, linguistico di espressione, morale, spirituale. E non ci può essere la grazia che copre e cancella ogni cosa. La grazia ci apre le porte della casa del Padre. Dio ci accoglie per grazia. Siamo salvati per grazia, ma una volta ricevuto la grazia, la nostra vita si deve trasformare. Non si può rimanere nella condizione di peccato, di ignoranti delle cose di Dio, di quelli che stanno a guardare gli altri, perché improvvisamente Gesù che era carpentiere, falegname, mette davanti ai suoi ascoltatori una bottega da falegname, perché guardi la pagliuzza, e noi tante volte nel leggere la pagliuzza abbiamo immaginato un fienile. Ma qui la pagliuzza è quella che in napoletano mi perdonino i nostri amici che ci seguono da altre parti d'Italia, e del mondo, la pagliuzza a Napoli è la scarda. È la scheggia, è quel pezzettino piccolino di legno che salta mentre si sta lavorando il legno e si ficca nell'occhio e dà un fastidio tremendo. E allora G Gesù, pensando probabilmente alla bottega del papà Giuseppe, dice non guardate alla scheggia che nell'occhio del fratello. Quando poi invece probabilmente nel tuo ci sta una trave. Allora siamo di fronte a un paradosso, a un'esasperazione, perché innanzitutto una trave non si può ficcare nell'occhio di nessuno, la trave la puoi ficcare nello stomaco di qualcuno, la puoi mettere dietro la schiena e inchiodarci una persona sopra la trave. Ma come si fa? Innanzitutto a concepire una trave nell'occhio e se poi la trave fosse realmente entrata in un occhio a non vederla. È semplice, se entra una trave nell'occhio uno perde la vista, non c'è più possibilità di vedere. Quindi Gesù sta dicendo, se tu sei cieco non puoi andare a cercare le cose minuscole nella vita dell'altro, se uno è zoppo non può far da guida a un altro che è zoppo. Se uno è cieco, come può far da guida ad un altro cieco? Dirà altrove la scrittura: finiranno tutti e due dentro ad un borrone. Lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo. Allora sembra che Gesù addorcisce la situazione. Cioè sì, ti puoi mettere a disposizione, tante volte il giudizio, la critica, si presenta come un'azione di bene, no? dice fatti, fatti aiutare, c'è qualcosa che non va nella tua vita, sono qui per aiutarti, ma per essere d'aiuto bisogna avere gli occhi liberi da ogni forma di trave. Ecco perché Gesù dice... A chi la pensa in questo modo, a chi si comporta in questi termini, ipocrita. Fino ad ora il termine lo avevamo visto affibbiato agli scribi, ai sacerdoti. E quando si parla male degli altri siamo tutti felici e contenti. Quando poi la scrittura prende quello che è stato offerto agli altri e lo mette davanti a noi sembra un pochettino che ci risentiamo. Gesù sta dicendo ai discepoli, a quel gruppo che raccolta raccolto ai suoi piedi, se qualcuno di voi si comporta in questi modi è un ipocrita, è una persona che dice una cosa e ne fa un'altra. Allora uno potrebbe dire, vabbè, è un'opinione. Ma poi ci troviamo di fronte ad una espressione diventata proverbiale, così come tante altre di questo sermone, che è quella del verso 6. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Nessuno a quei tempi avrebbe preso qualcosa di santo, e qui Probabilmente per santo deve essere inteso il cibo del tempio donato, quella parte dei sacrifici attribuita alla classe sacerdotale. Dice, nessuno dei religiosi prenderà quella parte di cibo e la darà ai cani. Possiamo fermarci ai cani come animali? e nella cultura giudaica i cani come i porci erano degli animali cosiddetti impuri. Ma i cani nel linguaggio del tempo era anche un vezzeggiativo per indicare i forestieri, gli stranieri, quelli non appartenenti al popolo di Israele. Gesù quindi potrebbe dire, nessuno di voi prende qualcosa di riservato al Tempio. Ai sacerdoti e lo porta agli stranieri. Allo stesso modo non si prendono le perle, le cose preziose le si mettono davanti ai maiali, che noi sappiamo solitamente essere nel fango, nella sporcizia. Perché se tu prendi qualcosa di prezioso e lo metti davanti nel fango degli animali, sarà pestato, anche quello diventerà sporco. Allora le cose che riguardano Dio, le cose che hanno a che fare la relazione tra l'uomo e Dio, e questa relazione si manifesta tra uomo e uomo nel senso, nel rapporto con il prossimo, deve essere un qualcosa che tiene conto del rispetto dell'altro. Non puoi reputare l'altro un cane, un maiale, e poi prendi delle cose sante, preziose. E gliele vuoi offrire. Anzi, Gesù dice: fate attenzione che i maiali, molti forse non lo sanno, sono onnivori e possono anche aggredire l'essere umano e sbranarlo, mangiarselo. Quindi, se nel rapporto con gli altri sia sempre un atteggiamento di giudizio, di critica, di condanna, non vi meravigliate se questi. Che a vostro giudizio sono cani o maiali, improvvisamente potrebbero rivoltarsi contro di voi. Io credo che questo spunto di riflessione calato nei tempi odierni, dove per incomprensioni religiose o nel nome di una fede particolare, Assistiamo ad atrocità, ad abomini, a cose che noi reputiamo assurde. Forse davanti a questo testo potremmo mettere sotto accusa noi stessi, perché probabilmente ciò che sta colpendo l'Occidente è conseguenza di un comportamento che è stato come quello di prendere le cose sante e metterle davanti ai cani o le perle. Dai vanti ai porci si è cercato di dar loro un qualcosa che non faceva parte della loro dieta o si è cercato di imporre degli atteggiamenti, e oggi assistiamo ad una reazione non considerata e non calcolata. Lascio a voi questo spunto per ulteriore considerazione. E mentre Gesù sta parlando del comportamento. Mette davanti ai discepoli il comportamento da avere con Dio, anche se non lo troviamo nella prima parte. Leggiamo insieme dal verso 7. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Noi comprendiamo soltanto da questa espressione finale che probabilmente il testo ha a che fare con la preghiera, con il nostro comportamento con Dio. Chiedete, cercate, bussate. Sono tre sinonimi del pregare. Si prega chiedendo, si prega cercando la faccia di Dio, si prega bussando con insistenza e quindi siamo di fronte alla intercessione. E quando si chiede, lo si, si chiede aspettandosi di ricevere. Quindi chiedete e vi sarà dato. Si cerca nella speranza di trovare e allo stesso modo si bussa nella speranza che ci venga aperto. E allora Gesù cala questa realtà comportamentale con Dio nella umanità. Dice, se voi, se un figlio gli chiede un pane, che cosa farà? Gli darà del pane, mica gli dà una pietra. Se gli chiede un pesce, qual è il padre che anziché del pesce dà al figlio un serpente? Se a noi un figlio chiede il pesce... Se non abbiamo il pesce gli diamo la carne, ma nessuno gli darà un topo o un serpente. Eppure Gesù dice agli interlocutori, a quali prima aveva detto ipocriti, e ce l'ha anche con noi, in questa sezione dice, voi che siete malvagi, e quindi nessuno venga a dire, ma io sono una brava persona. Io non ho mai fatto del male a nessuno. Secondo Gesù siamo malvagi, perché la malvagità, la cattiveria, dimora nella nostra natura. Eppure, nonostante siamo malvagi, Gesù riconosce, sapete fare delle cose buone per i vostri figli. Riuscite a dargli anche oltre le vostre capacità. E se questa è la vostra misura umana. Che idee avete del Padre che è nei cieli? Di quel Padre che al capitolo precedente noi abbiamo chiamato Padre nostro che sei nei cieli. Cioè se voi riuscite a fare del bene, il Padre vostro che è nei cieli vi darà cose buone, darà cose buone a quelli che gliele domanda. Non mi chiedete quali sono le cose buone perché quello che potrebbe essere buono per me potrebbe non essere buono per qualcuno di voi. Ma Gesù ha detto ai discepoli, darà delle cose buone a quelli che gliele domanda, il che vuol dire che uno può anche chiedere del pesce, ma Dio nella sua misericordia, nella sua conoscenza potrebbe dare qualcosa di diverso dal pesce, così come accadde per il popolo di Israele nel deserto che chiedevano da mangiare e ricevettero la manna. Non sapevano che cosa fosse, però era buona, li sosteneva. E questo è l'agire di Dio. Ciò che procede dal Padre Celeste sono cose buone. Nei davanti a questi testi. Quindi facciamo difficoltà a ritenere il male procedente da Dio. Perché Gesù ha detto che da lui vengono le cose buone, io spero che sia una cosa buona anche questo appuntamento, questo momento con la Scrittura e che queste meditazioni possano ancora nella vostra vita far nascere e crescere tante cose buone. Dio vi benedica.